It is my heartfelt belief that all the people on this earth deserve justice. Social justice, political justice, and economic justice. I believe it is the only way we will ever achieve peace and prosperity on this earth. My name is Asada Shakur, and I was born and raised in the United States. I am a descendant of Africans who were kidnapped and brought to the Americas as slaves. I spent my early childhood in the racist segregated South. I later moved to the northern part of the country where I realized that black people were equally victimized by racism and oppression. I grew up and became a political activist. Black Liberation Army Negli anni seguenti molti posti diversi diventarono la mia casa. Viaggiavo molto e incontravo persone veramente in gamba, così in gamba che mi restituivano la fede nell'umanità ogni volta che le incontravo. Come la maggior parte di noi a quell'epoca ero nuova a tutto ciò, dovevo imparare la lotta clandestina nel momento in cui la vivevo. All'inizio non avevo le idee molto chiare su cosa potesse essere la lotta armata all'interno dei confini dell'America. Avevo letto molto al riguardo per altri paesi, ma non avevo idee concrete su come applicare gli insegnamenti di quelle lotte al popolo nero all'interno degli Stati Uniti. Rimasi sorpresa quando scoprì che il Black Liberation Army non era un gruppo centralizzato con una direzione o un'organizzazione gerarchica, c'erano invece varie organizzazioni e collettivi che lavoravano in città diverse e nelle città più grandi c'erano spesso diversi gruppi che lavoravano indipendentemente l'uno dall'altro. Molti membri dei vari gruppi erano stati costretti a nascondersi a causa della durissima repressione della polizia che aveva avuto luogo alla fine degli anni sessanta e agli inizi degli anni settanta. Alcuni erano accusati di reati più gravi, altri meno e altri ancora come me erano ricercati solo per essere interrogati. Sorelle e fratelli si univano a questi gruppi perché si erano dedicati alla lotta rivoluzionaria in generale e alla lotta armata in particolare e volevano contribuire a costruire il movimento armato in America. Era una sensazione molto strana. Persone che di solito incontrava i cortei adesso si stavano nascondendo mandavano a dire che volevano raggiungerci sorelle e fratelli di quasi ogni gruppo militante o rivoluzionario nel paese, stavano marcendo in carcere oppure erano costretti alla clandestinità. Tutti coloro con cui parlavo erano interessati a portare la lotta a un livello più alto, ma la domanda era come, come trasformare tutte quelle persone disperse nell'intero paese in un corpo organizzato che potesse lottare efficacemente per la liberazione nera. Fu evidente fin quasi dall'inizio che la via di un consolidamento per fusioni non era una buona idea. C'erano troppi problemi di sicurezza e i vari gruppi avevano ideologie diverse, livelli di consapevolezza politica diversi e idee diverse su come andasse condotta la lotta armata in America. Nel complesso eravamo deboli, inesperti, disorganizzati e carenti di addestramento. Ma il problema principale era lo sviluppo politico. C'erano sorelle e fratelli che erano stati così perseguitati dall'America che volevano combattere fino alla morte contro i loro oppressori. Erano intelligenti, coraggiosi, impegnati, pronti ad ogni sacrificio. Ma ci rendemmo conto ben presto che il coraggio e l'impegno non bastavano. Per vincere qualsiasi lotta di liberazione bisogna avere sia il modo che la volontà, un'ideologia e una strategia deboli che derivano da un'analisi scientifica della storia e delle condizioni attuali. Alcuni gruppi pensavano di poter semplicemente imbracciare le armi e combattere e in che in qualche modo il popolo avrebbe capito cosa stessero facendo e avrebbero incominciato anche loro a lottare volevano intraprendere una battaglia e vincere o morire contro il sistema di potere poliziesco in America, benché fossero deboli e scarsamente preparati per una simile lotta. Ma il fattore più importante è che la lotta armata in quanto tale non può mai creare una rivoluzione. La guerra rivoluzionaria è una guerra di popolo e nessuna guerra di popolo può essere vinta senza l'appoggio delle masse popolari. La lotta armata da sola non può mai avere successo, deve essere parte di una strategia globale per la vittoria e la strategia deve essere sia politica che militare. Dal momento che non possedevamo stazioni televisive o giornali era facile per i media rappresentarci come mostri e terroristi. La polizia poteva terrorizzare ogni giorno la comunità nera, ma se anche una sola persona nera riusciva a difendersi da un attacco della polizia, allora ci chiamavano terroristi. Ci fu ben presto chiaro che la nostra battaglia più importante era contribuire alla mobilitazione politica, all'istruzione e all'organizzazione delle masse del popolo nero e conquistare le loro menti e i loro cuori era inconcepibile che noi potessimo sopravvivere e tantomeno vincere senza il loro appoggio. Ogni gruppo che combatte per la libertà è destinato a fare degli errori, ma se non studi le leggi generali fondamentali della lotta armata rivoluzionaria sei destinato a fare errori inutili. La guerra rivoluzionaria è una guerra di lunga durata. Per noi è impossibile vincere rapidamente. Per vincere dobbiamo logorare il nemico poco a poco e al contempo diventare più forti, lentamente ma con sicurezza. Capivo alcune sorelle e fratelli più impazienti. Sapevo che era allettante sostituire la lotta militare a quella politica, tanto più che tutte le nostre organizzazioni legali erano ferocemente attaccate dalle FBI, dalla CIA e dalle polizie locali. Tutti noi che vedevamo i nostri capi assassinati, il nostro popolo massacrato a sangue freddo, sentivamo la necessità, il desiderio di restituire i colpi. Una delle lezioni più importanti che abbiamo dovuto imparare è che la lotta rivoluzionaria è scientifica piuttosto che emotiva. Non dico che non dovremmo sentire niente, ma le decisioni non si possono basare sull'amore o sull'odio devono basarsi sulle condizioni oggettive e sulle cose razionali, non emozionali, che devono essere fatte. Nel 1857 la Corte Suprema degli USA aveva sancito che i neri erano solo tre quinti di uomo e non avevano diritti che, che i bianchi fossero costretti a rispettare. Oggi, più di 125 anni più tardi, continuiamo a guadagnare meno di tre quinti di quanto guadagna un bianco. Per me era evidente che non potevamo rivolgerci ai, tribuna ai tribunali per ottenere libertà e giustizia, così come non potevamo aspettarci di conquistare la nostra libertà partecipando al sistema politico degli USA. Ed era pura fantasia pensare che potessimo conquistarla mendicandola. L'unica alternativa che c'era lasciata era combattere per quegli obiettivi e noi dovevamo e dobbiamo combattere come qualsiasi altro popolo che ha lottato per la propria liberazione. Non ero tra coloro che credevano di dover aspettare che la nostra lotta politica avesse raggiunto un alto livello prima di incominciare a organizzare la clandestinità. Sentivo che era importante incominciare a costruire strutture clandestine al più presto possibile. Anche se pensavo che il principale compito dei clandestini dovesse essere organizzarsi e svilupparsi, non credevo che azioni armate di resistenza si dovessero escludere. Fino a quando non intralcia intralciavano i nostri piani a lungo termine, le unità di guerriglia avrebbero dovuto eseguire alcune azioni armate, ben organizzate e al momento giusto coordinate accuratamente con gli obiettivi politici legali non qualsiasi tipo di azione ma azioni che il popolo nero potesse capire con chiarezza ed appoggiare azioni che fossero ampiamente propagandate all'interno della comunità nera giustizia americana dopo la mia assoluzione al processo per la rapina della banca del queens nel tribunale federale di brooklyn il 16 gennaio 1976 fu riportata nel New Jersey, rinchiusa nel seminterrato del carcere maschile della contea del Middlesex in isolamento e tenuta lì per più di un anno fino a quando fu finito il processo in quello stato. Lennox Higgs, all'epoca presidente della Conferenza nazionale degli avvocati neri, insieme ai membri del collegio di difesa, Intentò azione civile contro lo Stato del New Jersey, denunciando le mie condizioni crudeli e disumane. Dopo una lunga battaglia legale, le parti acconsentirono che un funzionario designato valutasse le mie condizioni di detenzione ed esse delle disposizioni. Il funzionario incaricato era un uomo che si chiamava Plonsick ed era stato nominato dallo Stato. Noi non avevamo avuto alcun potere sulla scelta, quindi ci aspettavamo che la decisione fosse favorevole allo Stato. Ma, sorprendendo tutti, Plonsnik stabilì che le mie condizioni di detenzione erano effettivamente disumane e raccomandò che venissero cambiate immediatamente. Tuttavia, con una serie di appelli e di manovre legali, lo Stato riuscì a tenermi confinata in quel seminterrato. Quando il governo ritiene conveniente seguire le proprie leggi e procedure amministrative, lo fa, ma quando ritiene che queste stesse leggi siano inadatte per i propri scopi, semplicemente le ignora. Volevo che Steinlein, Cohen ed Evelyn lavorassero insieme a questo processo. Ma la scelta si rivelò un errore perché non si può proprio dire che andassero d'amore d'accordo. Né Stanley né Evelyn, comunque, erano avvocati nel New Jersey e per il processo dovevano avere, inve dovevamo avere invece un avvocato dello Stato. Ray Brown era impegnato con altri casi e non poteva farlo. Stanley chiese a un giovane avvocato bianco del New Jersey, Stuart Bill, d'essere d'avvocato domicili domiciliatario e questi, dopo alcune riserve, acconsentì. Stanley voleva anche che lo assistesse un giovane avvocato, Lawrence Stern, mentre Evelyn curava la difesa penale e Lennox la causa civile sulle mie condizioni di detenzione. La conferenza degli avvocati neri assegnò alla mia causa un giovane avvocato nero del Mississippi, Lewis Myers. Ero felicissima. Tutti sapevano che il processo del New Jersey era il più importante e che le mie possibilità di avere un processo equo erano praticamente nulle. La strategia era quindi di rafforzare il collegio di difesa con le maggiori risorse e i maggiori esperti possibili. Sembrava una buona idea. Ma se mai vi è stato un caso con troppi cuochi in cucina, allora questo ne era certamente un esempio. Quasi fin dall'inizio il collegio di difesa fu gravato da conflitti di personalità. Il problema era notevolmente ingigantito dal fatto che nessuno veniva pagato. Gli avvocati avevano problemi persino a coprire le proprie spese. Ogni mese qualcuno chiedeva al giudice di essere dispensato dal processo. Avevamo un estremo bisogno di tecnici, dovevamo trovare tra gli altri un esperto di balistica e un perito chimico legale per confutare le accuse dello Stato. Avevamo anche un disperato bisogno di un investigatore che rintracciasse alcuni dei medici che mi avevano curata quando ero in ospedale ed altri potenziali testimoni. L'OTAM ci battemmo su questo punto fino a quando il giudice Theodore Appleby, Pronunciò un'ordinanza che obbligava lo Stato a pagare gli esperti. Ma una volta ottenuta l'ordinanza ci ritrovammo nella stessa posizione dalla quale eravamo partiti, senza eccezioni: tutti coloro ai quali ci rivolgemmo per avere un aiuto rifiutarono. Il genere di esperti dei quali avevamo bisogno erano quasi sempre della polizia o lavoravano per agenzie investigative. Poiché il mio caso riguardava l'uccisione di un poliziotto, nessuno di loro voleva averci a che fare. L'elemento cruciale del castello accusatorio era la testimonianza scientifica, secondo la quale avrei avuto addosso enormi quantità di sangue dell'agente morto. Volevamo qualcuno che sapesse cosa fare, che esaminasse ogni millimetro di quei vestiti per verificare cosa ci fosse e soprattutto che cosa fosse stato loro fatto ma non riuscivamo a trovare un perito chimico legale che lavorasse per noi, tanto meno che volesse testimoniare. Se l'avesse fatto non avrebbe mai più potuto lavorare per un'agenzia investigativa. La gente non segue mai questa parte del processo, ma non c'è nessun posto dove un avvocato difensore possa andare e trovare esperti nelle scienze comunemente note come scienze di polizia. Virtualmente la polizia può scrivere un rapporto dicendo tutto quello che vuole e, e non c'è alcun modo di confutarlo e ci sono stati dei processi in cui gli esperti hanno fatto il doppio gioco, lavoravano per la difesa, mentre segretamente si erano messi d'accordo con il pubblico ministero. Una delle cose più straordinarie era il gran numero di studenti che ci appoggiava e che spendeva tempo ed energie per aiutarci si offrivano volontariamente per riordinare i vecchi verbali e insieme agli attivisti politici prepararono un'indagine sui giurati nella contea di Middlesex i membri del comitato di difesa pubblicarono un bollettino per tenere informata la gente sull'andamento del processo organizzarono delle conferenze e raccolsero fondi la gente faceva circolare petizioni e manifestava davanti al tribunale. Si offrirono volontari per battere a macchina, mantenere i contatti, eccetera. Personaggi dello spettacolo come Harry Bellafonte, Ossie Davis e Ruby Dee fecero alcune serate per raccogliere fondi. Poeti come June Jordan, Audre Lord e Sonia Sanchez, tra gli altri, organizzarono serate di letteratura di, e di lettura di poesie. Attivisti politici come Angela Davis e Amiri Bacara si diedero molto da fare per spiegare alla gente quanto stava accadendo nel New Jersey. Quando Angela Davis venne a tenere una conferenza su di me, l'ufficio del pubblico ministero del New Jersey, osteggiò lei e il suo partito, il Partito Comunista USA, contrastandoli fino a quando lasciarono lo Stato. Angela tentò di venirmi a trovare in carcere e il giudice non solo le impedì di farlo, ma bloccò anche tutte le altre mie visite. Una delle dichiarazioni più commoventi che io abbia mai sentito fu un discorso del giudice Bruce Wright. Durante un corteo per la raccolta di fondi in mio favore. Bruce Wright era un giudice nero rimosso dalla sezione penale del tribunale di New York perché era troppo giusto e onesto e faceva qualcosa di imperdonabile. Addebitava le spese processuali dei poveri a carico di chi si poteva permettere di pagarle. Le corti non saranno mai nient'altro che strumenti di repressione. Fino a quando non ci saranno giudici come Bruce Wright a presiedere i processi contro il popolo nero. Ci furono molte, molte persone che non ho potuto mai conoscere, benché abbiano lavorato così duramente per me. E anche se non ho mai avuto la possibilità di ringraziare la gente nera, bianca del terzo mondo, gli studenti, le femministe, i rivoluzionari, gli attivisti, eccetera, che hanno lavorato a questo processo, vi ringrazio tutti. Ora. Molte delle udienze pre-dibattimentali non si risolvevano altro che in mozioni della difesa respinte dal giudice. Ogni volta che andavamo in aula il giudice attribuiva la massima importanza al fatto di mettere a verbale che mi ero rifiutata di alzarmi in piedi in sua presenza. Era uno di quei cani bianchi razzisti che pensava veramente di essere il padrone, il massa. Prendeva davvero sul serio tutta la storia del vostro onore. Se avessi potuto costringere la gente a inchinarsi davanti a lui, a baciargli la mano, l'avrebbe fatto. Affermava di tenere molto al decoro della sua aula, pieno di decoro, ma neanche una briciola di giustizia. Alzarmi quando lui entrava, non se ne parlava nemmeno. Era un vero razzista dalla testa ai piedi, del tipo che si può mandare a sterminare i nativi in Africa, a rendere l'America centrale sicura per la United Fruit Company oppure a gestire un centro di sterilizzazione a Porto Rico. Stanley Cohen venne a trovarmi, era eccitato e su di giri. La sua buona notizia era che aveva trovato un investigatore, un suo vecchio amico, che gli doveva un favore. Il suo amico aveva contatti con la Polizia di Stato del New Jersey e pensava che avrebbe potuto trovare qualche informazione su Harper, l'ufficiale di polizia che era il principale testimone. Stava facendo anche dei progressi per trovare un esperto di chimica legale. Entrambi ritenevamo che almeno alcune delle prove fossero state falsificate dalla Polizia di Stato del New Jersey. Parlammo di questa almeno un milione di volte prima che la visita finisse. Era molto deciso, disse che aveva un piano, qualcosa che doveva verificare, ma non voleva discuterne con me e ingenerare speranze premature. Fu l'ultima volta che vidi Stanley Cohen. Un paio di giorni dopo ricevete una telefonata. Stanley era morto. Il corpo era stato trovato nella sua casa con i segni di un trauma. Nessuno, ad eccezione della polizia e della sua famiglia, conosce a tutt'oggi le cause della sua morte. I giornali scrissero che era morto di cause naturali, ma un amico di Stanley, un medico, mi disse di aver parlato con il coroner e che questo gli aveva dato versioni contraddittorie. Nessuno sa con certezza come morì Stanley e probabilmente non lo sapremo mai. L'unica cosa che sappiamo è che dopo la sua morte tutte le carte riguardanti il mio processo scomparvero. Evelyn parlò con Phyllis, la moglie di Stanley, che le consegnò i documenti processuali che riuscì a trovare, ma il grosso del materiale comunque mancava. Alla fine Evelyn scoprì che li aveva invece la polizia di New York City. Come li avranno avuti? le chiesi. Non voglio neppure pensarci, mi rispose. Non riuscivo a credere che tutto questo stesse accadendo realmente mi sembrava tutto così strano. La polizia di New York diceva di aver prelevato i miei incartamenti dalla casa di Stanley come prova. Prova di cosa? chiesi ad Evelyn. Apparentemente i miei incartamenti erano l'unica cosa che il dipartimento di polizia di New York aveva preso dalla sua casa. Ci volle più di un mese per riaverne alcuni. Altri non furono più recuperati. Non fu ritrovata alcuna delle note sull'investigatore, sull'esperto in chimica legale. Mancavano tutte le note sulla strategia processuale che avevamo delineato. Era strano. Pensavo alla famiglia di Stanley e a ciò che dovevano avere provato. Le circostanze della sua morte erano così strane. Per molto tempo ho avuto una sensazione di vuoto allo stomaco. Dopo la morte di Stanley, William Cancler si unì al collegio di difesa. La prima cosa che fece il giudice, dopo aver ammesso Cancler al processo, fu di ritirare l'ordinanza sul pagamento dei periti da parte dello Stato, affermando che gli av avvocati non si erano dati da fare per procurarseli. Diventai più che mai sospettosa. Era certamente strano che Appleby si fosse preoccupato improvvisamente del fatto che non riuscissimo a trovare degli esperti che venissero a testimoniare. Era ovvio che senza aiuti finanziari non mi sarei mai potuta permettere degli esperti non avevo un centesimo a mio nome. La strategia di Appleby era di intimorire gli avvocati perseguitarli, minacciarli al punto di aver paura di contro... contrapporre un'opposizione significativa all'inciaggio giudiziario in cui pensavano di trasformare il mio processo. Visto che non c'erano i soldi per pagare nulla, il collegio di difesa e gli avvocati furono costretti a promuovere una campagna di raccolta fondi. Quando Bill Kastner parlò nel New Jersey Appleby tentò di estrometterlo dal processo, accusandolo di condotta impropria e di comportamento pregiudizievole all'amministrazione della giustizia. La condotta impropria era consistita nel tenere una conferenza alla Ruggers University, in cui aveva affermato che avevamo bisogno di soldi per i consulenti tecnici, che le mie condizioni di isolamento erano pregiudizievoli allo svolgimento della mia difesa e che per la legge ero presunta innocente fino alla prova della mia colpevolezza. L'ordinanza di Appleby, rivolta a estromettere Bill dal processo, ottenne lo scopo per cui era stata pensata. Invece di lavorare alla difesa, gli avvocati furono costretti a perdere tempo ed energie per prepararsi all'udienza di due giorni che avrebbe determinato se Bill poteva restare nel processo oppure no. Appleby alla fine decise che Bill sarebbe rimasto, ma c'era voluto un mese per contrastare quella pazzia. Le implicazioni dell'ordinanza erano comunque chiare. Tutti i tentativi di contrastare il giudice da parte degli avvocati sarebbero incorsi nella sua ostilità. Appleby minacciò ciascuno degli avvocati di accusarlo di oltraggio alla corte non una o due volte, ma regolarmente. Liu Myers aveva partecipato a un ricevimento per la raccolta di fondi in cui Angela Davis aveva preso la parola. Qualcuno scrisse una lettera al Ministero del Tesoro a Washington e circa dieci, circa dieci giorni Myers dopo era sotto inchiesta per conto del fisco. Evelyn veniva perseguitata in continuazione da Appleby. Non passava un solo giorno senza che il cosiddetto giudice imparziale dimostrasse la propria ostilità per il collegio della difesa. Gli avvocati portarono le prove che gli uffici di fronte al tribunale. Usati dal collegio di difesa erano pieni di microfoni e di spie. Vennero respinte le mozioni perché si aprisse un'inchiesta. Durante una conferenza stampa, Lennox Inns ebbe il coraggio di chiamare le cose col loro vero nome: un linciaggio giudiziario e un processo sommario. Appleby lo citò per oltraggio alla corte e tentò di farlo radiare dall'albo degli avvocati. Solo dopo che ebbe presentato appello alla Corte Suprema del New Jersey, gli fu permesso di continuare a praticare come avvocato nello Stato del New Jersey.